Ciao belli, tutto a posto? Oggi finalmente sono riuscito a prendere il mio bel nuovo 16X e portarlo a fare un bel giro in mezzo alla natura. Allora, questo qua è il Kingsong KS 16X, ovvero il gioiellino della Kingsong al momento attuale. Allora, ve ne parlo un pochettino. Questo affare qua c'ha 130 km di autonomia, almeno l'app quando è al 100% lo dà a 137, però probabilmente a seconda dell'uso che ne fai, a seconda del peso, questi 137 diminuiscono notevolmente. Comunque penso che ne puoi fare parecchi di chilometri. Adesso io non ho ancora mai fatto un range test, penso che non lo farò mai perché qua le strade non me lo permettono, o magari il mio amico Fabio di Recco mi porterà a fare un bel range test, ne sono sicuro, vero Fabio? Comunque questo bellissimo monoruota, che ovviamente ho preso da Nelmotiv, quindi dal mio amico Giuseppe di Nelmotiv, che se volete comprare un monoruota dovete comprarlo da chi? Da Giuseppe di Nelmotiv. Ve l'ho già detto? Giuseppe di Nelmotiv, compratelo da Giuseppe. Sto facendo una televendita, mi è sempre un ricoglionito. Comunque, questo gioiellino qui, 130 km di autonomia, fai 50 all'ora di velocità, ma è difficile farli, ma li fa, soprattutto quando è tutto carico. Poi quando perde un po' di carica la velocità scende un pochino, quindi meglio stare un po' attenti. Questo oggettino qua sprigiona 2000 watt di potenza motore, 2200, arriva fino a 4000, delle cose assurde, cioè è in grado di fare delle pendenze veramente spropositate. Oggi io non so bene dove portarlo a provare queste pendenze, ma le avevo già provate e in effetti si arrampica come un toro. Ha delle pedaline meravigliose, delle pedaline grandi finalmente, perché io con le S tribulavo, il mio piede mi faceva male dopo un po', invece con questo non ho assolutamente alcun problema. Attenzione, cosa abbiamo? Abbiamo un faro con quattro differenti potenze, attenzione, potenza massima, e siamo di giorno, non si vede una pava, comunque potenza media, potenza un po' più bassa, potenza azzerata, forse sono tre o quattro, ne avevo contate 4, ma forse sono 3, vediamo, contiamole di nuovo, 1, 2, 3, 0. Allora, davanti cosa abbiamo? Due belle prese USB col quale potete tranquillamente caricare il vostro telefono quando è scarico, che siete sulla cima dei monti, che siete arrivati sulla cima dei monti col monoruota e dovete assolutamente caricarlo. Mentre dietro c'è uno sportellino uguale identico, ve lo farò vedere, da dove si carica, con due attacchi per caricare. Purtroppo però quando te lo mandano con un caricatore, averne due lo carichi in metà del tempo. Adesso parliamo della guidabilità di questo coso. Questo coso è strano, se siete abituati a un monoruota normale, questo qua è strano perché ha il baricentro strano, l'effetto giro. Quando prendi le curve lui tende a stare dritto e quindi ti devi buttare giù tipo come fossi su una moto da Formula 1, come ho detto nell'altro video, perché come voi sapete in Formula 1 le moto corrono molto veloce, vero? Ciao Valentino, so che sei un mio fan. Comunque direi che ve ne ho parlato abbastanza. La gomma, a differenza dell'altro monoruota che avevo prima, che comunque era una gomma da 16, era una gomma da 16x2.125. Questa qui è una gomma da 16x3. Quindi è molto più cicciona ed è in grado di ammortizzare qualsiasi asperità del terreno. Ma io direi di non dilungarmi troppo, vabbè, c'ha la maniglia che come tutti gli altri Kingsong, questa qua è un po' meglio, probabilmente un po' più dura, ma a me si è già svitata una vite, la riavviterò quando torno a casa. Niente, vi ho detto tutto. Ah, non vi ho parlato dell'impianto stereo, ma ve lo farò sentire dopo. Dopo vi farò sentire che bomba di impianto stereo che ha questo. Ti colleghi Bluetooth e ti ascolti la musica, manetta. Vai in giro per la città, con questo si accorgono che stai arrivando, mi vedono, mi sentono già 10 metri prima. Bene ragazzi, io direi che con le chiacchiere ne abbiamo fatte abbastanza, adesso saltiamo sul monoruota e adesso vi porto a fare un giretto, Andiamo ragazzi, dai, andiamo a fare sto giretto o no? Eccoci, intanto guardate che bel posto. Qua siamo alla confluenza tra il Gesso e lo Stura, ovvero in Punta Cuneo, perché come voi tutti sapete Cuneo si chiama Cuneo perché è a forma di cuneo, quindi a punta, un triangolo, ed è questa la punta. Con la pratica si ottiene tutto ragazzi, andiamo, dai, vediamo un po' qui il torello. Tanto guardate qui, pietraia, ma non fa una piega, solo che vedete che mi si piega da solo. È l'effetto giro, effetto giro, effetto giro, effetto giro. Oh!
Comunque sulla sterrata è da paura, va proprio bene, non fa una piega. Oggi purtroppo c'è un po' di fanghiglia in giro perché ieri ha piovuto, ma è comunque una bella occasione per fare un bel giretto off-road. Off-road, off-road, a manetta si può fare col 16X, va, 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 va. Si vede che sto andando forte, si capisce? Sto andando abbastanza forte, eh? Solo che c'è tanto fango e foglie, fango e foglie, foglie che nascondono il fango, e quindi rischio di fare un bel scivolone di quelli importanti. Pietra. Ah già, mi dimentico che con questo le pietre non si sentono, eh? Non le senti a malapena. Attenzione, gente. Schivo, schivo. Fanghiglia. Salita. Per carità. Fa una piega. Non fa la piega, ah, ecco perché c'avevo, sentivo un tac 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 tac, pensavo che era la pedalina, ero già preoccupato, invece la maniglia, che mi si è tolta la vita la maniglia, e quindi io con le maniglie non ho fortuna. Quella del 14M l'ho già dovuta cambiare un braccetto, quella del 16S tiene duro, non si è ancora, ma qua è solo una vitina che si è tolta, adesso quando vado a casa gliela rimetto, speriamo che non si belina del tutto adesso. Foglie, fango, fango, foglie. Perdiamo un po' di aderenza, sulle fango. Che figata. Le foglie. Qui tensione, pietroni. Oddio, sono caduti un botto di foglie, non si capisce più un cazzo. Non si, ecco, questo non mi piace del 16X. Non so se vi siete accorti che a un certo punto è partito per la tangente, per i cazzi suoi, senza che gli dicessi niente. Cioè decide lui dove deve andare, ma io non capisco. O devo stringerlo di più. E via, e via. Sì, sì, ragazzi, questo è il suo mondo, è l'off-road. Nato per andare off-road. Come me. Ecco perché andiamo d'accordo. Comunque oggi sono andato un po' piano, non c'ho manco il casco integrale. Però io vado piano, non vado mica forte io. È che questa telecamera, la 360, ti dà l'impressione di andare fortissimo perché c'ha la lente che deforma. Cioè, off-road come in strada, ragazzi, cambia niente. Facile uguale. E lui va. Quante foglie, che figo. Mamma mia. Figata, ragazzi. È una figata. Questo mezzo è divertente. Bellissimo, non bello, bellissimo direi. Super freak, freak, super freak. Una volta che schivavo le pietre, ma perché schivarlo? Che pippa, ragazzi, che pippa! Andare in giro con sto coso, frode, come andare sull'asfalto, non cambia niente, cazzo. Cazzo, ci fai con la mano qua, sono rovinati, ragazzi. Che si viaggia.
Piccolo. Oggi è sabato, c'è tanta gente, non si può andare forte, bisogna stare attenti. Fango. Madonna che andare, ragazzi. Guarda, guarda. No, cazzo, no, voi non sapete quanto sto andando forte. Oddio, cavalli, ragazzi, cavalli. Guardate che belli. Cane e cavalli. Andiamo solo piano. Non facciamo spaventare il cavallo. Salve. Ciao. Bello cavallo. Salita. No problem. Madonna, la ripresa in salita. È una bomba ragazzi, è una bomba sto coso. Salite, discese, non frega niente. La sua manetta anche in salita. Adesso da casa che devo aggiustare la maniglia. Solo frenare, c'è sempre questo movimento. Ecco perché gli youtuber che vedo quando frenano ad alte velocità fanno un po' di così. Perché sono dondola. C'è tanta gente qua. Come balla, guarda. Hai visto come balla quando freno? Guarda, 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 guarda. Strano, eh? Ah, tra l'altro... Mamma mia. Scalini non se ne accorge neanche. Avete notato gli scalini come li fa questo? Come se non ci fossero. Oh, mi ha detto di decelerare, è la prima volta che lo sento. Guarda che cazzo, ma guarda come balla quando freno. Guarda, guarda, guarda. Ok ragazzi, guardate qua. Questi sono i risultati del giretto. Abbiamo fatto esattamente 16,57 km. Quasi tutto sterrato ed è stato veramente divertente, ragazzi. Voi non potete capire quanto è divertente con sta ruota. Mi rimangono 90-100 km circa, che equivalgono a un 73% di batteria. 100 km mi rimangono. Sono partito che ero a 92%. Ho fatto andare circa il 20% di batteria in 16 km. Orco belino, ho toccato i 46 all'ora. Qua potete vedere 46 all'ora. Ma questo sicuramente nell'ultimo pezzo. Guardate che bello, ragazzi. Guardate. Ma guardatelo esteticamente, cioè è una potenza, cioè io davvero secondo me stavolta si sono superati. Io, cioè, ad alcuni non piace per niente, ma questo è un po' come lo Z10, ad alcuni non piace per niente, ad alcuni piace da matti. Io faccio parte di quelli a cui piace da matti. Guardate questa ruotazza potente, questi led, ma io vorrei farvi vedere con la musica che bello che è. E siamo a metà, eh? La musica esce da qua dietro, solo da qua dietro. C'è uno speaker qua, ma deve essere uno speaker tanta roba, perché senti che come si sente. E siamo solo a metà, solo a metà. No ragazzi, questo giro è proprio bello, guardate che oggettino.
come dico sempre io, guardate che oggettino. Le luci, guardate. Ok ragazzi, anche per oggi è tutto, ti saluto, ti ringrazio per aver guardato il mio stupendo video, so che è stupendo perché l'ho fatto io, mi raccomando non scordatevi di lasciare un bel pollicione perché quelli mi aiutano a farmi conoscere e soprattutto iscrivetevi al canale perché quello è ancora più importante, ci siamo capiti? Ciao ragazzi, ciao! Thank you.